Eccoci qui, ci troviamo con Diego Galdino. Ciao Diego. Buongiorno a tutti. Ecco, allora oggi abbiamo assistito a questa anteprima del tuo libro, parlacene un pochino. Abbiamo fatto questo evento che è molto bello, molto particolare. Abbiamo presentato in un cinema il book trail del mio nuovo romanzo che esce il 16 giugno. Si intitola Vorrei che l'amore avesse i tuoi occhi. È un romanzo d'amore, il mio genere letterario, che parla di una ragazza che vive in un paesino della Toscana che si confronta sentimentalmente con un pittore australiano molto chiuso dal passato burrascoso. Spero che sia una storia che possa piacere a tutti quanti, a tutti i lettori che mi seguono con affetto già dai primi due romanzi, e magari di catturarne qualcuno nuovo. Ecco, e autobiografico, quanto c'è di te in questo libro? Ma sicuramente il paesino dove è ambientato Cetona, che è un paesino della Toscana dove io andavo a passare l'estate da ragazzo, e per il resto sono due personaggi creati dalla fantasia, che però si possono, persone che si possono incontrare insomma dappertutto, perché la protagonista è una maestra di una scuola elementare e lui è un pittore, quindi un artista, e sono due persone, io almeno ho cercato di renderle molto vere, di rispecchiare le problematiche sentimentali delle persone comuni. Ecco, ti vedo molto emozionato, ti emoziona molto questa storia in questo libro? In realtà sono emozionato perché mi sto ancora riprendendo dalla visione del book trail, che è stata una cosa fantastica, veramente, e che mi ha lasciato senza parole. Però sì, la storia mi emoziona perché comunque sia parla di un posto a cui sono molto legato e dove vivono delle persone a cui ero molto legato. Infatti il romanzo è un omaggio a queste persone. Molto bello. Poi questo lancio con questo book trail è molto interessante, gli attori molto bravi, li ricordiamo? Enrico Pittari, che purtroppo oggi non era con noi qui alla visione del book trail, e Mirella Sessa, ma sono stati, poi chi avrà modo di vedere il book trailer, sono stati veramente fantastici, non potevo sperare in protagonisti migliori per la mia storia. Ecco, e dove si può vedere questo book trailer? Sulla mia pagina ufficiale Facebook e su YouTube. Ricordiamo i contatti. I contatti, basta Diego Galdino, autore, è la mia pagina ufficiale, e su YouTube penso basti digitare il titolo del romanzo, con scritto book trailer, e poi probabilmente sul sito della casa editrice, la Sperling Kuffer, e penso in altri social. Perfetto, così almeno invitiamo a seguire chi desidera, anzi io vi invito a vederlo perché è veramente molto bella questa presentazione. E poi ricordiamo, adesso c'è tra qualche giorno, che giorno? Venerdì 19 giugno alle 17.30 presso il Roma Club Boccea Pierluigi De Paola, via Cardinale Oreglia 22, c'è la presentazione ufficiale del mio nuovo romanzo, che è questo. Ecco qui, perciò non mancate. Siete tutti invitati. Perfetto, allora qualche ringraziamento, chi ti ha aiutato a fare il tutto? Ma devo ringraziare sicuramente gli attori che hanno veramente, ripeto, reso in una maniera eccezionale quello che io volevo trasmettere con questo book trailer ai miei lettori, e poi ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al montaggio, alle riprese, i truccatori, le truccatrici e il compositore delle musiche, che è una cosa veramente, io vi invito anche ad ascoltare la musica, che è una cosa veramente anche quella di grande effetto. Ricordiamo i nomi, ricordiamo. Allora, Ettore Farrauto, Victor Daniel e Gabriele Tosi sono rispettivamente regista e compositore delle musiche. Perfetto, io allora ti ringrazio e ti faccio i miei complimenti. Grazie a te e a tutti quanti. Un saluto, Cristian Paoloni, il salutatore, per il momento è tutto. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, grazie.